Danilo Bucchi è un artista felicemente indeciso a tutto, nel senso bello della parola. La sua pittura è un intreccio tra astratto e figurativo, anzi, lui fonda il figurabile. Immagini da una parte alludono, ma dall'altra, nello stesso tempo, sono immagini che sviluppano nuovi processi di conoscenza. Sono immagini sospettose, allusive e quindi liberatorie. Daniel Buchi lo definirei un artista attuale, libero, potrei dire, come dicevo prima, felicemente indeciso a tutto. È un artista che non rifà le cose, ma le fa. Quindi è un artista artefice. Quello che è interessante in questo progetto è che Danilo ha in qualche modo costretto, imposto ai vari soggetti fotografati la necessità che si misurassero anche con le fotografie, che si liberassero. Sostanzialmente raccoglie 80 reduci di un sistema liberatorio che indica anche la strada dell'arte, che è una strada sempre libera e aperta. Io credo che Danilo Bucchi sia un artista che opera con molto nomadismo culturale. La mia collaborazione è stata quella di dare il titolo e poi di scrivere 5 righe gratuitamente e nello stesso tempo indicare come, direi, questa operazione possa proprio definire e alludere a quello che è il procedimento dell'arte e dell'artista. Ma quello che è interessante è che la maggior parte non sono artisti, sono soggetti che operano nel campo dell'arte, ed è interessante che Danilo in qualche modo li sollecita e li seduce. Una mostra dei seduttori. Come se Danilo Bucchi si colloca in uno spazio libero, suo, personale, e che naturalmente ha assorbito una iconografia che viene da lontano. Io penso a Miró, penso a tanti altri artisti. Ed è interessante proprio il fatto che alla fine non è un artista scolastico. Ha la capacità di liberarsi anche di se stesso, con un linguaggio che approda alla fine, come dico, al figurabile, a una forma impersonale. L'arte ci guarda e con noi si annoia pure. Ma io credo che se poi noi vogliamo rispondere con l'attenzione, credo che ci possa essere alla fine un incontro. Dicevo, l'arte è indecisa a tutto. L'arte è irresistibile, ma resiste nel tempo. È un approdo all'immortalità. Quindi in questo senso è una tentazione e anche una speranza.